sono Licio Mauro, sono il presidente del Fogolar Furlan di Bolzano, saluto tutti, anche al partito di Leveretati, io come ho risvolto il mio tabaià per Furlan, un saluto a tutti, che è presente qui, le autorità, anche l'assessore Muslin che è appena l'avvio. Ecco, come vonde per Furlan, torno a parlare italiano perché altrimenti rischierei di non farmi capire da parte dell'uditorio. Parlerò solo in italiano perché il ladino lo sto imparando adesso piano piano a capirlo frequentando la consulta ladina e le riunioni del Consiglio, mentre il tedesco, sono solo 36 anni che sono in Alto Adige, quindi piano piano vi prometto che fra 36 anni riuscirò anche a esprimere bene in tedesco. Comunque ci sto provando, ecco insomma, adesso che ho più tempo a mia disposizione. Cosa sono qui a fare stasera? Intanto sono contento che ci siano tanti friulani, perché siamo già una decina di friulani e a queste riunioni non c'era mai, c'ero solo io, quindi avere qualcun altro del Fogolar mi fa molto piacere. Sono venuto a presentare il grande dizionario multilinguale italiano-tedesco edito dall'Agenzia regionale per la lingua friulana, che è un organismo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Cos'è questo dizionario? Un dizionario che è stato in gestazione da diversi anni, sono 10 anni che ci stanno lavorando, finalmente è arrivato nella versione stampata e su CD e il Fogolar Furlan di Bolzano l'ha avuto in anteprima, si può dire, perché siamo riusciti ad esporlo anche in occasione della mostra Il Friuli, una patria, che abbiamo fatto in dicembre, in collaborazione sempre con la consulta ladina. Stasera allora ho portato qui il dizionario, chi lo vuole vedere, consultare e vedere com'è fatto, se non altro è a disposizione. Rimarrà ancora per qualche tempo, lo conserverò ancora per qualche tempo, poi andrà alla biblioteca Claudio Augusta, dove il Fogolar Furlan ha il suo fondo libri, sono 500 libri che verranno incrementati oltre che dal grande dizionario, anche da ulteriori opere che sto classificando in questo momento e che ci giungono dal Friuli. Ecco, sono libri che sono a disposizione di tutti, ci tenevo a dire che saranno alla biblioteca Claudio Augusta, visto che è anche presente la direttrice, la dottoressa Trevisan, e allora sono appunto libri a disposizione della cultura ladina, friulana, per tutti. Come parlavo prima con il dottor Mischi, dopodiché anche lui è interessato ad averlo, mi farò premura di parlare con le autorità del Friuli Venezia Giulia per farlo avere anche alla comunità ladina di Bolzano, perché c'è possibilità di averlo, perché il dizionario non è rivolto, diciamo, oddio, è rivolto a tutti, ma in particolare a chi del friulano ne fa uso, sia nella pubblica in amministrazione, perché anche la regione Friuli Venezia Giulia pubblica i suoi atti in lingua friulana, ma sia a chi per ragioni di studio vuole scrivere in friulano, vuole avere un supporto veramente interessante. È stato concepito, è stato fatto in collaborazione con diversi linguisti, fra cui il famoso Tullio De Mauro, che forse tutti conoscono e tutti quanti, quindi anche la collaborazione sua, quindi è un'opera di pregio, è un'opera che a disposizione della cultura e servirà, penso, che ci dia una mano anche a conoscerci meglio fra di noi, a frequentarci un po' di più, noi che siamo di cultura ladina, diciamo tutti quanti, ma anche a frequentarci tutti, perché conoscere le altre lingue penso che smussi tanti angoli, ci faccia essere un attimino un po' più sereni e un po' più rilassati. E adesso penso che con la rilassatezza, se ci beviamo un aperitivo, forse è meglio. Io penso di aver finito, resto a disposizione per eventuali domande e sono qui con voi.